a farli venire tutti qui, stanno, alla fine stanno male loro, stiamo male anche noi. È un macello perché ne stanno veramente arrivando troppi. Integrati con la popolazione forse è un parolone, però c'è chi va lì, gli porta dei vestiti, cerca di dare un contributo. È la crisi economica ad assottigliare sempre di più il confine tra la voglia di accogliere coloro che scappano da zone di guerra e la necessità di tutelare le proprie esigenze ed essere quindi un po' più egoisti. Sono questi i sentimenti contrastanti che si percepiscono in una piccola comunità come quella di Montemignaio in Casentino, 300 anime e poco più, che tutto d'un botto si è vista arrivare decine di rifugiati. Adesso in tutto sono 20 gli ospiti della struttura Il Canto del Fuoco, quasi tutti provenienti da Mali transitati dalla Libia. Di sicuro c'è che il meccanismo dell'accoglienza in Italia scricchiola, anche se mese dopo mese pian piano si stanno facendo i dovuti aggiustamenti. La convivenza con questo secondo flusso di profughi da parte della popolazione è stata direi eccezionale. La popolazione ha accolto benissimo queste persone, ha compreso il disagio sociale che hanno queste persone. Purtroppo, come è successo nel primo flusso di immigrati causato dall'emergenza Nord Africa di un anno e mezzo fa, io come sindaco sono stato avvisato quando i profughi erano già arrivati quasi, quindi ora quando erano in volo da Pisa. E quindi sta cosa non va bene, ecco, bisogna in qualche modo correggerla, anche perché fare questi passaggi che all'inizio possono sembrare un pochino macchinosi, io capisco le difficoltà della prefettura e del Ministero degli Interni per gestire una emergenza umanitaria di questo tipo, però è fondamentale farla perché in qualche modo fa recuperare poi nel tempo una certa tranquillità a tutto l'ambiente. La vita in questo angolo di verdissimo Casentino scorre lenta, fin troppo per tutti questi giovani che presto, documenti alla mano, prenderanno la strada di altri paesi europei, in gran parte la Germania. Intanto tra una lezione di italiano e l'altra c'è qualcuno che sogna invece il suo futuro in Italia. In Italia io mangio il riso, il pulle, il patate e molto cosa. Mali è la guerra. In Italia io Vuoi restare qui perché io ho partito del Mali per venire qui perché io penso che l'Italia va bene. Attualmente vorrebbero fare qualcosa perché ormai si sentono quasi integrati da come penso e vorrebbero fare un qualche lavoro, un qualcosa, diciamo sentirsi un pochettino più attivi, più utili. A mio avviso potrebbero essere interessanti, dato che i comuni hanno molti terreni incolti, abbandonati. Potrebbe essere forse in futuro qualcosa, dare un incentivo a loro per poter lavorare, per poter produrre, ipoteticamente fare anche un mercato come si usa dire ora a chilometro zero. Ad Arezzo intanto sono arrivati altri 10 rifugiati presi in carico dalla Croce Rossa Italiana ed altri pare che stiano arrivando anche se ancora non si sa in quale struttura della provincia aretina verranno destinati.